Beh, mi piace questa tua sicurezza. Ma? Mike, le persiane. Cosa hanno? Sono aperte. Chiudile, per favore. Ma non c'è nessuno fuori. Dai. È come se qualcuno ci osservasse. Non mi piace. Jess, dai, va tutto bene. Ma chiudiamo ste persiane. Davvero, non mi piace. Ok, chiudiamo. Figurati se qualcuno non ci stava guardando. E quando uno dice no, sarei disposto a morire per una scopata. Pare che ci abbiano preso in parola. Quindi c'era qualcuno alla finestra. Bene. Intanto direi di chiudere queste tapparelle se abbiamo la minima intenzione di concludere qualcosa. E... destra, ok. Voilà. Voilà. Persiane chiuse. Allora, dove eravamo rimasti? Con lei che non ha molta voglia. Mi spiace. Mi spiace, sono... un po' spaventata. Non è facile per me mantenere questa facciata. Cosa? Mantenere cosa? Beh, ci ha inseguito una bestia. So che sembro sicura di me e sexy e tutto il resto, ma in realtà, se devo essere onesta, io sono piuttosto insicura. Ok. In questo caso, quando uno è insicuro, io sarei rassicurante. Jess, tu mi prendi in giro. Non hai alcun motivo di essere insicura. Oh, ma cosa ne sai tu? Lo so e come. Sei come me e come tutti. Siamo insicuri. Ma tu sei capace di gestirti. Chiama la facciata, ma so che è vera. Sì, forse hai ragione. Già, e sei davvero una bomba. Davvero? Certo che sì. Beh, che sia sexy è vero. Vieni qui. Poi la treccina. Forse so come gestire anche te. Addirittura. Sono pronto a essere gestito. Come dice Caparezza, sono disposto a stare sotto solamente quando avete capito il resto. Qualcuno ci osserva dall'esterno, cosa assai intrigante. Cercavo di capire Jess come intende gestirci dall'esterno. Appare che ci sta gestendo abbastanza bene. Figurarsi se si riusciva a concludere, dice. Mike? Si è pure tolta le scarpe, lei. Che cos'era? Non lo so. Ok, vai a vedere, ora per favore. Sì. Vorrei prendere il fucile, però. Si può prendere questo fucile per andare a vedere? No. Figurarsi. Mai proteggersi. Possibilmente andare sempre allo sbaraglio. Ora. Dovrei anche uscire? Ah! Qui si è rotta. Il suo telefonino l'hanno tirato dentro. È il tuo telefono! Cosa? Già. Il mio telefono? Non lo so, ha sfondato una finestra. Sì, da solo. Genio. Oh, cazzo, porca puttana! Forse quei brutti idioti ci hanno seguito per prenderci per il culo. Sì, rompendo la finestra di Josh. Divertirci. Buona. Non fare cose stupide. Ehi! Voi, stronzi, parlo con voi. Tanto lo so che ci siete. Jess rientra. Volete proprio romperci le palle? No, voleva farti uscire. Ma sapete cosa? Non potete
per rovinarci la giornata, perché adesso io e Mike scoperemo. Esatto, okay. Noi faremo sesso e sarà fantastico. Andava annunciato al mondo? Godetevelo, perché di sicuro noi lo faremo. Quindi ora non lo faremo mai. Palese. Mai affermazioni del genere portano a qualcosa di buono. Oh, appunto. Oh. Qualcosa mi dice che Jess ce la siamo giocata. Credi davvero che le ragazze comunicassero con noi? Non lo so. E non so se sperare che fosse vero oppure no. Noi dovremmo scoprirlo. Sì, prima di scendere con te, Chris, fammi vedere sempre. Allora, intanto riguardiamoci un attimo Ashley, che non me la ricordo molto bene. Allora, il rapporto con Chris è migliorato e con Matt è peggiorato. La curiosità è rossa? Vuol dire che è andato oltre la scala, ma immagino sia per questa cosa della sua spiritica che ci ha un attimo fomentato. Gli altri rapporti praticamente non sono cambiati. È diminuita la sua onestà, però. Ok. Questo cos'è? Josh pareva spaventato durante la seduta. Custode per occhiali di Anna. Non dovevamo menzionare le sue sorelle. Ma è per loro che siamo tornati qui. Sì, ma non per una seduta spiritica. Vero? Forse abbiamo esagerato. Che è? Che hai visto? Ora. In questo gioco hanno esaltato in tutti i modi possibili il sedere delle ragazze. Non so se notate. Mi chiedo il motivo. Ok, nient'altro di particolarmente interessante qui. Sì. Cosa abbiamo qui? Luce dal pavimento. Sì. Ma non c'è neanche corrente. Qualche candela? Misterioso. Ci sta lì una porta che adesso proveremo ad aprire. Ma di qua? C'erano le scale che salivano. E niente di qua. Allora, andiamo un po' più spediti. Io se ci riuscissi a mantenere sia Chris che Ashley vivi lo farei onestamente, ma... Cazzo. Non sono convinto di poterlo fare. Fatemi giusto vedere se salendo le scale da qui si raggiungeva qualcosa di diverso. Probabilmente no, ma... Non ricordandomelo... Era da dove siamo venuti? No, era... No, forse sì. Senso d'orientamento. Sì, qui dove stava l'occhiale. Maledizione, il mio senso d'orientamento. Va bene. Quindi dobbiamo andare nell'unica via che ci è stata lasciata agibile. Siamo un po' vincolati per quanto riguarda gli spostamenti. Sì, ecco, riguardandola così mi rendo conto che c'eravamo già passati. Non so perché, con il cambio di prospettiva che avevo avuto, mi ero completamente smarrito. Va detto che basta molto poco per farmi perdere il sempre poco senso d'orientamento che possiedo, ma ok. Ora. Intanto hanno sistemato abbastanza bene per quanto riguarda le candele. Oddio. Porca miseria! Stai bene? Credo di sì. Si è rivelato il bottone. Cosa? C'era qualcosa dietro i libri. Sì, che ci sono stati lanciati da una forza mistica. Un pulsante? Che ci fa un pulsante qui? Ottima domanda. Lo premo? I pulsanti servono a questo in fondo. Aspetta. Buoni tutti. Siamo d'accordo che i pulsanti servano a quello. Ma se tu vedi un grosso pulsante rosso nella base di un cattivo, tu che fai? Lo premi? Perché la storia ci insegna che si tende a esplodere. Sebbene quelli sono tutti cattivi, piuttosto stupidi.
Se tornassi indietro? No, eh. Va bene. Oh, stanza segreta. Da non credere. Per caso siamo finiti in un film? Nel caso speriamo sia uno di quelli romantici. Tipico degli Washington avere passaggi segreti in casa. Magari nemmeno lo sapevano, il posto è molto vecchio. Allora, diamo un'occhiata? Dopo di te? No. Come no, dopo no, di te, ammazza. Ehi, hey, grazie. E siamo andati nel possesso di Chris. Ma il fatto che i libri vi siano volati addosso per rivelare quel pulsante non vi sta dicendo nulla? Cioè, davvero state pensando che era... Pat? Allora, al momento Chris ha ancora meno coraggio di come era iniziato. Gli è aumentato il romanticismo e la carità. La curiosità è scesa, al contrario di Ashley. E il rapporto con Josh e Ashley è migliorato, il resto poco altro. Anche vagamente meglio con Jess. Va bene, anche se Jess mi sa che ce la siamo giocata. Perché c'è una telecamera che ci osserva? Ok. Ritratto fotografico. Cosa? Wow, cosa hai trovato? Ok, le prenderò e le dissanguerò come maiali e strapperò via quella loro pelle bianca e vellutata. 16 anni, cazzo. Ho atteso 16 anni per le piccole Anna e Beth. Porca vacca. E qua l'ha lasciata? No. Onesto. Se no, non voglio spaventarti, ma guarda qua. Cosa? Chris, cos'è quella? Credo... Guarda. Sia quello che la tavola spiritica voleva che trovassimo. L'indizio? Sì, è una lettera. Fammi vedere. È una minaccia. Chris, è gravissimo. Dobbiamo trovare Josh e... Penserà subito. Sempre che è uno scherzo. Sì, ma io non ho finito di guardare qui dentro. Buoni tutti. C'era nient'altro in giù di qua? No, c'è un interruttore che non posso premere. Beh, in effetti il fatto che il possibile assassino conoscesse i posti della casa nascosti ha molto senso, perché era stato... oddio, che cosa... Quella era chiaramente una porta. La porta che prima era chiusa? Allora... sì... Volevo vedere un attimo Milgram Victor. Milgram Victor, che era il vecchio custode. Quindi è molto probabile. La porta è aperta adesso. Oh, cos'è stato? È la porta. Che qui le cose da chiuse si aprono da sole e noi ci dovremo andare a ficcare in queste brutte situazioni. Molto brutte. Allora, io continuo sempre a cercare tutto, ma... Secondo te qualcuno ce l'aveva davvero con Anna e Beth? Pare proprio di sì. Se sì, sarebbe davvero un bel casino. Allora, cos'è questo? 8 novembre 2013. Dottor C.J. Swaffham. Dipartimento Razze ed Etnie. 183 Haskell Hall. Eccetera. Gentile dottor Swaffham, ringrazio per la risposta. È bello sapere che la tribù sia ancora legata a questa terra. Ah, gli indiani! Anche se si sono verificati alcuni episodi spiacevoli, graffiti, gente accampata negli edifici circostanti. Questa è la loro antica casa, in fin dei conti. Ho preso contatto con i discendenti della tribù e intendo effettuare una donazione al loro consiglio degli anziani. Guarire le ferite del passato non sarà facile, ma credo che sia un passo necessario. Distinti saluti, Melinda Washington. Sul retro ho visto quel pazzo di nuovo. Sì, sta cercando di sistemare le cose con una tribù di nativi americani. Già, il karma cattivo non svanisce. Giovedì alle 9:17, intorno al capanno del generatore, inizierò a tenerne traccia. Ok. Quindi anche la madre l'aveva già visto. È un altro quadro indiano. Beh, comunque pare che i Washington, per quanto ricchi e sfondati, cercassero o di mantenere i rapporti con gli indiani perché era la loro terra e non volevano inimicarseli per qualche motivo,
Oh, onestamente apprezzano gli indiani per la cultura indiana? Non saprei. Ora qui cosa abbiamo? Una porta? Vediamo se è aperta? Chiaramente no. Quello non era l'ingresso dove siamo entrati tutti? Non ricordo. Però se era l'ingresso avremmo dovuto scongelarlo a quest'ora. Ho ripensato a una cosa che ho visto prima con Sam. Cioè? C'era una specie di manifesto del ricercato, come nel Far West, sai? E? E Sam era convinta che ci fosse qualcuno che la seguiva. Quindi mi stai dicendo che c'è un criminale qui in montagna con noi? Molto probabile. C'era un messaggio sulla segreteria telefonica. L'ho ascoltato, era di questo sergente e parlava di questo tizio appena uscito di prigione, dicendo di non poter... Cosa vuoi dire? Lo diceva come un avviso. Voglio dire, magari era proprio lui nel seminterrato prima. Cosa? Ordini restrittivi fanno schifo, eh? Biblioteca. La luce. Beh, c'era quel tizio di cui ti ho parlato. Aspetta, aspetta, quale tizio? Il tizio che ha minacciato gli Washington. Ha detto di volersi vendicare bruciando tutto quanto. E ho trovato la lettera dello psicopatico. Chris, se questo è il tuo tentativo di farmi sentire meglio, non funziona. No, non era quello, era di farti informata. Oddio. Hai sentito? Quello era Josh! Mi vado alla cucina. Josh! Josh! Arriviamo, regista! Oddio! Cosa succede? Fammi entrare! Ashley! Stai bene? Io! Oddio! Sì! Come la vedo male? Ash? Ash? No! Ma siamo delle pippe, marca miseria. Bene, almeno questo non sembra essere un mostro, ma una persona in carne ed ossa. E da come è vestito potrebbe essere il custode. Oddio. Sono sicuramente più di un assassino, o comunque di un mostro. Riaccende le candele? Oh, li siamo dallo psicologo. Sempre soddisfatto poi. Ma adesso ti mostrerò alcune foto di persone con cui hai fatto conoscenza che ti piacciono. Mi piacciono, che ne sai? Ma forse non ti piacciono così tanto, ecco, come credi. Beh, è un esercizio di onestà. Dimmi chi fra le due persone che ti mostrerò ti piace di più. Fai con calma, le risposte sono importanti. Ok, decisamente Sam. E qui risponderò sempre onesto quando posso, perché penso sia più divertente. Matt e Emily, chiaramente Matt. Tra Chris e Ashley. Mi piacciono entrambi, onestamente. È raro. Mi piacciono entrambi e vorrei vederli insieme, ma penso che sia per questo che li hanno messi da una parte e dall'altra. Alla fin fine preferisco Chris, immagino. Jessica e Mike sono abbastanza due idioti, ma comunque preferisco Mike, sebbene sia un po' fetifrago. Forse. Ancora non lo sappiamo con certezza. Certo che puoi essere fetichefo con Emily, vuol dire che sei comunque un idiota. Tra Josh e Emily, quindi quelli che ho scartato, preferisco Josh.
E tra Jessica e Ashley preferisco Ashley. Quindi mi sa che Jessica ha fatto una brutta fine ormai. In questo gioco che stai facendo con diligenza, chi non ti piace? Ok, non sopporto fra Emily e Jessica, Emily. Un po' troppo stronza? Sì, un pelo. Spesso una mancanza di fiducia si manifesta in eccessiva presunzione. Pensaci. Non ti sembra forse simile a te? No. Ah, ti assicuro di no. Il tempo è scaduto. Sì, sempre queste sedute da 3 minuti. Ah. Qui manichini, cose. Continuiamo così. Resisti! C'è un individuo che consideriamo come persona di interesse. Ha un precedente interessante con la famiglia Washington. Sembra che li abbia messi in guardia dal proseguire il loro progetto edilizio a Blackwood Pines, sostenendo che la terra fosse sacra per i suoi avi. S. I? S. T. Sorella? Chiedi la sorella di chi? Josh! Deve essere... Chiedi quale sorella, allora. Ah! Via! Ah! Oh! Mio Dio! S. Vieni qui. Forse so come gestire anche te. Lealtà. Oh cazzo! Già! Oh cazzo, cazzo! Oh cazzo! Jessica! Oh mio Dio! Oh mio Dio! E in questo caso temo che toccherà correre. Ok, prova la scorciatoia. Sì, proviamo la scorciatoia. In questo momento, se riusciamo a non cadere, cosa di cui ho svariati dubbi. Mamma mia, quanto ho rischiato. Rischiato di cadere Jessica! Moltissimo. Jessica! Ok. Ho molto paura dei quick time event. Molta paura. Stiamo cercando di sparare? Non vedo una mazza. No, oddio! Jess! Oh. Non riesco a spostare di più il mirino. Non riesco a vedere cosa la sta trascinando. Salta giù. Cazzo. Ci stiamo perdendo il fucile? Quello potrebbe essere stato un problema. No, ok, ripreso. Vai, corri. Questi quick time sono abbastanza veloci. Un po' troppo per i miei gusti. Però vedremo di farcelo in qualche modo. Dai, su, salta, non c'è più tempo da perdere. Ho sbagliato tasto, ho premuto quadrato. Ah, che idiota. Ora scivoliamo giù, dai, non abbiamo tempo da perdere. Ho ripremuto quadrato. Oddio, mi sa che la situazione non sia delle migliori. Non so perché premo quadrato ogni volta che c'è da premere cerchio, ma questo non ci sta aiutando. Cazzo. Jessica!
la sta tirando su e noi abbiamo già visto che rischia di finire senza la mandibola. Jess! Che cacchio. Jessica, ora arrivo! Non abbiamo molto tempo per metterci a controllare indizi. E ok, ascensore è di qua. L'ascensore dove l'abbiamo vista morire? Nel totem. Quindi ora ho paura Jessica! Di vederla cadere. Unsafe, keep out. Certo. Jessica! Io non posso correre più di così, eh. Cioè, sto già al massimo della velocità. Ci sto provando. Non fosse che ho sbagliato due quick time event e probabilmente per questo morirai. No! Oh Dio! No, Jessica! Oddio! Jess! Beh, è ancora viva! Jess! Stai bene! Sì, ti aiuto, certo. Jessica! Oppure no? Ma che cazzo? Chiaramente non l'avrò colpito. Ma non potevamo scendere a cercare Jessica prima? Oddio, questi time event. Ok. Veloce, veloce. Siamo assolutamente arrabbiati. Stranamente ho premuto cerchio. Stare abbastanza okay. Concentrato. Okay. Non ce la faremo mai in tempo, già lo so. Che brutte cose, oddio. E mo? Cosa vorremmo fare con questo fucile? Figurarsi. Qualcosa mi dice che non riusciremo a colpirlo anche qua. Cosa? No, figurarsi. Andiamo, forza, ferro vecchio. Cristo, devo farcela. Ok. Sicuro che vada fatto? Ma esplodiamo. No? Ok. Il fucile tanto ormai ce lo siamo giocato. Stiamo correndo senza un'arma. Ci rendiamo conto che potremmo fare una fine bruttissima. E abbiamo lasciato Jess di sotto. Abbiamo dato per scontato che fosse morta? Oh cazzo, veramente. Gesù, che posto è quello? Non lo so, ma quel tipo ci sta andando. Toccherà capirci qualcosa.